ci riguarda. Tomi Lahren, chi è? È una giornalista americana conservatrice che ha scatenato un putiferio in America in un video in cui attacca i nuovi maschi. Perché? Secondo lei si occuperebbero solamente di creme idratanti, manicure, sarebbero incapaci di ripanare un rubinetto, sostiene. E ancora, non sanno come gestire le donne, sono indecisi e privi di virilità. E la simpatica Tomi conclude il suo intervento con un appello alle mamme, come se fossero solamente loro a educare. Insegnate ai vostri figli a fare gli uomini. Comunque, Tomi Lahren ha il merito di aver sollevato un tema di cui spesso si discute, cioè che gli uomini non sarebbero più quelli di una volta. Hanno veramente perduto l'identità di maschio? Se fosse vero, è veramente un problema per le donne e l'equilibrio della società? Personalmente preferisco l'uomo di oggi, l'uomo odierno che tende a curarsi molto di più. Penso che il ruolo dell'immagine, la cura dell'immagine sia importante tanto quanto la cura della mente. Ricercando questo in me stessa, tendo a ricercare questo anche negli altri. E è quasi una pretesa per me che l'uomo, oltre alla mente, curi altrettanto anche l'immagine. Sarei un ipocrita a dire il contrario, da esteta quale sono. Insomma. Allora, il sessuologo ha risposto all'appello, adesso serve anche lo psicologo. Stefano Pieri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quali le conseguenze di questo nuovo disequilibrio dei ruoli, dove non ci si capisce più nulla? Beh, che salta la relazione di coppia tra un, per esempio, tra un ragazzo e una ragazza, quindi salta la possibilità di poter relazionare tra due sessi diversi per poter costruire un rapporto eterosessuale, insomma, emotivamente e affettivamente significativo. Oh, adesso questa classica definizione dei ruoli ha in qualche modo scombinato un equilibrio che si deve ancora ritrovarne probabilmente un altro. Un altro, se ne deve trovare un altro. Bisognerebbe, secondo me, fare proprio un lavoro di prevenzione, di aiutare i bambini a prendere per mano, bambini maschietti a prendere per mano le bambine, cioè riuscire le bambine a prendere per mano i bambini. Cioè bisognerebbe ricominciare a creare una relazione affettiva tra i due sessi, in questo senso. Questo volevi dire? Cioè, io credo che bisognerebbe ricominciare a dare un significato importante all'affettività che è sempre esistita e spero che sempre esisterà tra un ragazzo e una ragazza. Ma chi soffre di più in questa crisi di identità di genere, l'uomo o la donna? È l'uomo. In questo momento sta soffrendo l'uomo, perché dicevo, per esempio, sull'aggressività o sulle violenze, che io chiaramente ritengo che siano le espressioni più negative dell'essere umano. L'uomo violento è un uomo di solito che non ha mai avuto un padre che ha insegnato a lui ad essere uomo.